28 dicembre 1973. Viene pubblicato a Parigi Arcipelago Gulag di Aleksandr Isaevich Solženitsyn. Nei tre volumi, lo scrittore e drammaturgo russo, ostile al regime sovietico, descrive le atrocità dei Gulag, i campi di lavoro sovietici, dove egli stesso aveva trascorso diversi anni. Per fare del male, l'uomo deve prima sentirlo come bene o come una legittima, assennata azione. La natura dell'uomo è, per fortuna, tale che egli sente il bisogno di cercare una giustificazione delle proprie azioni. L'ideologia è lei che offre la giustificazione del male che cerchiamo e la duratura fermezza occorrente al malvagio.